Questa è una lastrina d'oro, ovvero una foglia d'oro. Esistono delle foglie d'oro molto sottili come quelle per la doratura delle icone o delle cornici, dei mobili, eccetera. Questa foglia d'oro molto sottile e fragile è inglobata fra due strati di vetro. Uno, questo qui blu, che è più grosso, che è il supporto. Poi viene messa la foglia d'oro e poi sopra, qui si dovrebbe vedere un altro riquadro, viene messo un vetro soffiato, quindi molto molto sottile, poi infornato per pochi secondi e questo diventa un tutt'uno, praticamente è E un te panino. useresti questo Sì, pezzettino dentro? questo viene, poi lo rifiliamo, lo scartiamo e tagliamo in Ma tesserine questo. Ad esempio pensa. qui c'è questa lampadina che è realizzata tutta con tessere d'oro. È funzionante? È una battuta, eh? A parte gli scherzi, questo è tutto oro. Invece qua c'è anche un po' di materiale fotoluminescente, si chiama, che è questo più chiaro ed è intervallato in questa parte oro, materiale fotoluminescente. Questo particolare materiale assorbe la luce durante il giorno e poi di notte la rilascia. Più è buio e più lui Certo. risplende e più luce ha accumulato durante il giorno e più di notte ne va a rilasciare. Questi sono altri mosaici, ma sono Questi sono sempre personaggi di un cartone animato giapponese. Questi mosaici li avevo realizzati appunto per una mostra che ho fatto qui a ottobre scorso, un tributo sui mosaici, sui cartoni animati giapponesi. E qualcuno di questi adesso andrà a maggio in una mostra in Normandia. che bello! Nel tuo laboratorio cosa c'hai? Qua, per Allora, esempio. qua c'è tutto il magazzino dei marmi, quindi ci possono essere delle lastre belle grandi, pronte per essere spaccate. Questo qui è marmo di Carrara, pronte per essere spaccate, oppure c'è qualche cosa di più piccolo, magari dei pezzi già tagliati, dei rimasugli di Tutto serve mosaici. qua, Sì, perché questo è già tagliato abbastanza bene, poi qualche altro ma te vai direttamente, cosa c'è? marmo. Ci sono dei posti, Ma ci vai sono dei direttamente a Carrara marmisti? oppure qua No, ci arriva? sono tantissimi marmisti, ce n'è anche qualcuno molto molto rifornito. Di solito noi ne abbiamo due o tre dalla quale ci riforniamo e ci facciamo spedire i marmi così e poi dopo noi li tagliamo. Comunque il colore che va di più Ah, non, non esiste, dipende, vero? no, no, non esiste. Cioè, dipende un po' da quello che si deve realizzare. Il bianco e il nero nel marmo, diciamo, dobbiamo sempre averli, insomma, sono i colori che vanno di più. E quello che è difficile da trovare è il verde. Infatti qua c'è qualche verde super mega prezioso, dei ciottoli, questi sono Ma ciottoli di cosa sono? fiume. Ah. Questo qui non è proprio marmo, sono proprio dei ciottoli di fiume. Il termine giusto sarebbe marna, ovvero la sua composizione è a metà tra l'argilla e il calcare. La crosta fuori è durissima, infatti quando lo tagliamo con gli strumenti che ti ho fatto vedere prima, martellina e tagliolo, fa le scintille proprio. Però quando riusciamo ad arrivare ad una pezzatura più piccolina, quando tagliamo il cuore, diciamo, si taglia bene, perché è Una delle ultime compatto. domande che ti voglio fare, ma te non vai in giro a cercare le pietre? Ma quando ero più giovane lo Ci facevo. devo andare. No. Adesso al fiume, ma non si può neanche, non Non si si può potrebbe neanche neanche dire. andare.